Fine di ottobre, frantoi aperti in un rito che si ripete ogni anno e che rappresenta un'eccellenza d'Abruzzo, con l'olio extravergine di oliva vera e propria economia per aziende agricole, frantoi, commercianti e esportatori. Stagione però tra gioie e dolori, con una produzione che in Abruzzo si stima in calo tra il 20 e il 30% a causa delle anomalie climatiche, delle bizzarrie di primavera ed estate. Poca pioggia, umido, caldo forte alternato a fenomeni estremi non hanno fatto bene all'ulivo. E Coldiretti sottolinea come il calo produttivo colpisca un settore che ha già pagato un conto salatissimo all'emergenza Covid, a pesare soprattutto il crollo delle vendite per la chiusura del canale ristorazione. E per sostenere la ripresa del settore servono massicci investimenti pubblici e privati, a partire da un piano straordinario di comunicazione sull'olio, che rappresenta all'estero un prodotto simbolo della dieta mediterranea. Le previsioni per la campagna appena avviata sono dunque di flessione produttiva, accompagnata però da un buon livello qualitativo del prodotto. Abbiamo un prodotto molto buono attualmente, ma scarsissimo. In alcune zone niente, però l'olio sembra che sia molto buono, Cos'è molto buono. successo? È successo l'annata molto asciutta, secca, non è piovuto, quindi le olive in alcuni casi durante l'imbollinazione ha fatto freddo 3-4 notti, poi abbiamo avuto il garbino, bruciato i fiori, caduti per terra, niente olive. Proprio quest'anno, speriamo a Dio che va tutto bene perché la produzione è di meno, però la qualità è buona. Io ho Gentile, Leccino e Frantoiano, quindi sono delle buone varietà. Quest'anno il raccolto è buono, più che buono. E Coldiretti ricorda che il comparto olivicolo conta in Abruzzo circa 6 milioni di piante su circa 46.000 ettari, che rappresentano circa il 50% della superficie agricola arborea utilizzata. Un totale di circa 60.000 aziende, di cui 15.000 coltivano prevalentemente olivo, oltre 350 i frantoi. Dunque un bene prezioso da custodire.